Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. Ben ritrovati da Roberto Dalla Bella agli amici di Radio Larghi in Blu per questa nuova puntata di Zona Sport. Lo scorso 14 febbraio è stato il decimo anniversario della scomparsa di Marco Pantani, uno dei personaggi più amati del mondo del ciclismo e capace più di tanti altri di calamitare su di sé l'attenzione di milioni di persone che grazie alle sue vittorie hanno scoperto questo sport. Il pirata è stato l'ultimo a vincere nello stesso anno il Giro d'Italia e il Tour de France nel 1998, un'impresa riuscita soltanto ai grandi del passato e mai più successa negli ultimi anni. Nonostante la sua vita si sia interrotta a soli 34 anni in una stanza d'albergo in circostanze mai del tutto chiarite, Marco è rimasto nel cuore di tantissimi appassionati di ciclismo e per questo ho scelto di dedicargli una puntata speciale di Zona Sport. A prescindere dalle vicende personali che l'hanno coinvolto, voglio ricordarlo per quello che è stato davvero, cioè un grandissimo campione. Per l'occasione ho contattato un altro protagonista del ciclismo anni 90, che con il pirata ha condiviso le stagioni più belle della carriera alla Mercatone 1. Si tratta di Fabiano Fontanelli, che ho il piacere di avere in collegamento telefonico. Ciao Fabiano e benvenuto a Zona Sport. Ciao a tutti. Con Marco hai vissuto la sua stagione magica del 98. Com'è stato averlo come compagno di squadra? Cosa ricordi di quegli anni? Quegli anni, nel 98 soprattutto, sono stati anni belli, perché essere il compagno di squadra di un capitano che vince il Giro e il Tour non capita a molti, quindi le soddisfazioni sono state tante. Le grandi imprese di Marco sono legate agli anni della Mercatone 1, che fu costruita apposta attorno al pirata. Com'era il clima all'interno della squadra? C'era un clima di serenità, soprattutto i primi anni, dopo un po' meno. Prima eravamo tutti ragazzi devoti a Marco Pantani, perché era il capitano numero uno, era l'uomo simbolo del ciclismo, non solo della nostra squadra. Alla Mercatone 1, come hai detto tu, Marco era il capitano, il leader indiscusso, e in gara tutti lavoravate per lui. Che tipo di capitano era? Ma era un ragazzo forse troppo semplice nel senso che, nonostante avesse vinto un Giro, un Tour, si divertiva ancora, siamo stati in vacanza assieme a pescare un pesce, a giocare a bocce, tanto per dire. Nei periodi buoni per lui era un ragazzo normalissimo, dopo purtroppo ha avuto vicissitudini che tutti conosciamo, il carattere si è oscurato. Parlando della carriera di Marco Pantani, tra le tante vittorie ottenute grazie proprio al lavoro di squadra, qual è che tu ricordi con più piacere? Raccontaci magari qualche aneddoto. Ma mi ricordo che una volta io ero in crisi in una tappa e la sera ero stanchissimo, eravamo seduti su una panchina sul lago e gli dissi: non gliela faccio più, voglio andare a casa. E lui mi rispose in romagnolo: resta qui che divertè, che vuole dire resta qui che ci divertiamo. Dopo da lì è stata tutta un'escalation e ha vinto il Tour. Fabiano, tu Marco l'hai conosciuto anche nel privato. Una volta sceso dalla bicicletta, che tipo di persona era? Era un ragazzo comune, un romagnolo, spontaneo, semplice. È diventato dopo un po' scontroso e ombroso, perché mi si sono rovesciati addosso troppi problemi, anche se era un campione, però per un ragazzo di 33 anni troppe cose in una volta. La fine degli anni 90 è stata il periodo d'oro del ciclismo italiano, grazie anche alle vittorie di Marco, che era sempre seguito da migliaia di tifosi. Com'era l'atmosfera in quel periodo ai grandi giri? È vero che una passione così poi non si è più vista? Lui non era il ciclista, era l'uomo trainante del ciclismo. Si sono avvicinati a lui anche i ragazzini che adesso hanno poco più di 20 anni, allora erano bambini. Io trovo delle persone che ancora mi scrivono e adesso hanno 20 anni, allora erano bambini. Non si riesce a spiegare perché la gente si sia così attaccata a lui. Sicuramente è una cosa che non si può comprare, è una cosa che nasce da sola. Fabiano, a partire dal 99 la parabola di Marco è andata verso il basso per alcune vicende personali che hanno purtroppo rovinato la sua carriera. Tu che l'hai conosciuto così bene, che idea ti sei fatto di ciò che è successo? Marco aveva mai confidato a qualcuno di voi il suo malessere interiore? No, lui da Madonna di Campiglia in poi ha sempre dimostrato di avere un malessere, di non essere a posto. Già allora diceva: qualcuno bara. Dopo 10 anni abbiamo scoperto che era vero, perché hanno confessato. Lui è stato criminalizzato, in fondo non è mai stato trovato positivo al controllo antidoping, è stato trovato con l'evatocrito fuori norma, ma era una sospensione di 15 giorni a quell'epoca. Quando lui diceva qualcuno bara, noi eravamo titubanti, perché se non ci sono le prove non si può dire, però poi dopo è saltato fuori che c'erano dei corridori che erano realmente protetti. Fabiano, sono passati 10 anni, ma il pirata è ancora amatissimo dai tifosi e da chi segue il ciclismo. Non a caso nei giorni scorsi molte trasmissioni televisive l'hanno ricordato. Ti stupisce che questa passione verso di lui sia ancora così forte? No, non mi stupisce, perché
gli anni d'oro sono stati quelli della Mercatone, però lui il grande popolo l'ha conquistato con due tappe al Giro d'Italia nel 94, Merano e l'Aprica. Con quelle due tappe si è creato il mito Marco Pantani, non ci si riesce a spiegare perché, non ci sono motivazioni particolari, probabilmente è stata una cosa venuta da sola. Perfetto Fabiano, grazie per essere stato a Zona Sport, per aver condiviso i tuoi ricordi di compagno di squadra di Marco Pantani, grazie. Prego, grazie a tutti. Il fatto che Marco Pantani con le sue vittorie e quel modo di essere un personaggio fuori dagli schemi si sia ritagliato un ruolo speciale nella storia del ciclismo è testimoniato anche da tutti quei ragazzi che praticano questo sport e che sono cresciuti nel suo mito. Per approfondire questo aspetto diverso della figura del pirata ho contattato Davide Formolo, un giovane ciclista appena entrato tra i professionisti con il team Cannondale. Ciao Davide e benvenuto a Zona Sport. Buongiorno a tutti. Quando Pantani correva e vinceva tu eri appena un bambino. Hai fatto in tempo a seguire la sua carriera o l'hai riscoperta dopo con YouTube o su qualche DVD? Ma purtroppo io abito in un paese un po' disperso, TV non prendeva Rai 3 e non riuscivo a vederlo. Però mi sono documentato appena ho potuto su internet e mi ha trasmesso una passione, una forza, una voglia di volontà incredibile. Marco è stato un idolo per chi come te ha seguito il ciclismo fin da piccolo. Cos'è che ti piaceva di più di lui? Era bello perché quando scattava lui eri sicuro che dietro la gente faticava. Poi era bellissimo perché appunto gli italiani sono legati molto a questo sport grazie a lui e faceva sognare molti italiani. Davide, da grande appassionato di ciclismo quale sei? Se pensi a Pantani, qual è la vittoria più emozionante che ti viene in mente? Ah, penso quando staccò Tonko nel giro del 98 è stata un'apoteosi, forse uno dei giorni più belli di tutto il ciclismo. Monte Campione, Giro d'Italia 1998. 10 anni dopo la sua scomparsa il pirata è ancora molto amato dalla gente. Secondo te cos'è che lo rendeva così speciale? Era il numero uno, inutile, perché quando riesci a fare certe cose con semplicità vuol dire che sei proprio un campione. Marco era un grande scalatore e anche tu hai buone qualità da questo punto di vista. Ti ispiri un po' a lui quando sei in gara? E se sì, in cosa? Sì, diciamo, quando vado in bici ogni tanto ci penso ovviamente. Non mi paragono assolutamente a lui perché lui aveva una marcia in più. Però magari quando vai ti viene in mente lui e niente, ti viene un po' più di grinta nell'allenarti, anche solo pensandoci. Parlando un attimo della tua carriera, Davide, sei appena entrato nel team Cannondale. Comincia a venirti un po' di ansia in più, visto che sei nel mondo dei professionisti? Ah no, la fortuna, c'è una squadra veramente buona per un giovane, che ti lascia spazio. Siamo in un momento in cui la squadra ti dà tutto per imparare, diciamo, con serenità. Grazie Davide per essere stato a Zona Sport e in bocca al lupo per la tua carriera. Sì, grazie mille, crepi il lupo. Per chiudere questa puntata ho pensato di salutarvi con una canzone degli Stadio dedicata a Marco Pantani. Il titolo è E mi alzo sui pedali. Roberto Dalla Bella vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti. Non so neppure se ero un pirata, strappavo la vita col cuore e coi denti. E se ho sbagliato non me ne sono reso conto, ho preso le cose fin troppo sul serio, compreso anche il fatto di avere ogni tanto esagerato per sentirmi più vero. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino. Dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino e mio nonno mi aspettava senza dire una parola, perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. Mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica, poi abbraccio i miei gregari qua su in cima alla salita, perché quelli come noi hanno voglia di sognare. Io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare, e vedo te e aspetto te. Adesso mi sembra tutto distante, la maglia rosa e quegli anni felici, il Giro d'Italia e poi il Tour de France ed anche gli amici che non erano amici. Poi di quel giorno ricordo soltanto una stanza d'albergo ed un letto disfatto,
sono sicuro di avere anche pianto. Non sono sparito in quell'attimo esatto. E ora rialzo sui pedali all'inizio dello strappo, mentre un pugno di avversari si è piantato in mezzo al gruppo. Perché in fondo una salita è una cosa anche normale, assomiglia un po' alla vita, devi sempre un po' lottare. E mi rialzo sui pedali con il sole sulla faccia e mi tiro sugli occhiali al traguardo della tappa. Ma quando scendo dal sellino sento la malinconia un elefante magrolino che scriveva poesie solo per te, solo per te. Io sono un campione, questo lo so, un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco, Marco Pantani.